Benvenuti in questo nuovo video, io sono Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno, ho il diabete da più di 15 anni e sono stato campione italiano nonostante il diabete. Ma veniamo all'argomento del video, solo dopo averti ricordato che la maggior parte di voi si guarda i video ma non è iscritto, quindi iscriviti, metti anche vedi di attivare la campanella e se vuoi fatti un giro sul canale perché ci sono un sacco di video riguardanti gestione delle glicemie, terapie, i nuovi sensori, cosa mangiare col diabete, che sport fare, quindi fatti un giro che magari trovi qualcosa che ti può servire. Ora veniamo a noi. Cosa mangiare col diabete? Cioè, in questo video ne ho parlato mille volte, in mille salse diverse, ma oggi vediamo cosa mangio io, qual è la mia dieta in particolare. Premetto che in questo video parlerò solo ed esclusivamente, sarà un video molto breve, solo ed esclusivamente quello che mangio io durante la giornata. Ora, bisogna anche rendersi conto che non è esattamente quello preciso il grammo. Anche perché non parlerò molto probabilmente di grammi, o se comunque se ne parlo sono molto variabili, in quanto non è che voi dovete prendere l'alimento singolarmente con quel peso, con quel grammo specifico lì. Va calato nella vita tutti i giorni a seconda poi di quelle che sono le attività o a seconda di quelle che sono poi anche le varie situazioni. Cioè se io avrò l'influenza magari evito di mangiare alcune cose, se io invece quel giorno lì devo stare in università tutto il giorno a studiare farò un'altra cosa, invece posso avere la giornata libera, andarvi in bici 3 ore, farò un'altra cosa ancora. Ok, questa è una giornata media, qualora io non dovessi fare chissà cosa come attività sportiva. Quindi, cosa mangio? Colazione. Partiamo dalla colazione. Se non vi dico le quantità di insulina che faccio perché tanto è inutile per voi, nel senso che le quantità di insulina variano da persona a persona, come io potrei fare ad esempio 50 unità, sparo un numero a caso, tu potresti farne 25 e varia a seconda del tipo di basale che fai, se fai una Tresiba, se fai una Lantus, cambiano a seconda le varie cose e che tipo di rapida usi. Usi l'Humalog? Usi l'Humulin, bla bla bla, ce ne sono di mille tipi. Io, ad esempio, ho fatto qualche esempio con alcune di insuline che ho usato io in questi anni, però ce ne sono di diversi tipi, di diverse case che le producono. Per cui vi dirò semplicemente quello che mangio io. Quindi veniamo alla colazione: faccio generalmente colazione con un caffè latte, con un cucchiaino di zucchero, ai quali posso aggiungere o 5 cereali, eh sì, 5 cereali, o 5 biscotti o dei cereali. A merenda, a metà mattina, generalmente non la faccio, semplicemente abitudine, non mangio di più a colazione magari, ma non sono uno che mangia a merenda, però qualora facessi la merenda generalmente è un frutto, quindi una mela, una banana, oppure può essere, dipende dalla situazione, se sono in giro, se non sono in giro, quindi magari avere la banana che te la porti in borsa poi si rovina, può essere che mi porti ad esempio un pacchetto di cracker, piuttosto che altre cose che sono più semplici, o un pacchetto di pavesini che sono più semplici da mangiare, portare in giro, eccetera, eccetera. Ah, oppure se sono a casa invece uno yogurt, che nel senso, suo vasettino, ti mangi il tuo yogurtino, poca rottura di balle e esatto. Ecco. Per quanto riguarda il pranzo, invece, generalmente a pranzo mangio il piatto di pasta. Ora, se dovrebbero essere 80 grammi a testa, però poi non vengono mai pesati gli 80 grammi, cioè si fa tutta la bilancia, si fa 80 per 4, che sono 320 grammi, vengono messi poi in pentola e poi vengono divisi successivamente, quindi non è che viene cotto a parte o pesato a parte successivamente, anche se in teoria mi sembra che per la pasta il peso da cotta sia il doppio che non la pasta pesata da cruda. Quindi, se volendo, si potrebbe calcolare così. Io non lo faccio perché ormai è abitudine, so già quanto devo fare con quanta insulina. Ormai è abitudine, quindi, io so già quanta insulina fare per un mio pasto medio. Per cui, è inutile che io stia lì a pesare e a cercare di fare la conta dei carboidrati, cercando di indovinare un numero che tanto so già. Ok? Quindi non ha senso. Ovviamente, generato. Ovviamente non è che mangio solo la pasta, c'è anche un secondo che è sicuramente verdura, quali può essere insalata, carote, pomodori, ovviamente condite con olio e sale, l'aceto no perché a me non piace, ma io sono particolare. Cioè non mi piace l'odore, come fa a piacere l'odore dell'aceto? Troppo forte, no? No dai, meglio no. Il balsamico è l'unico che riesco a sopportare, ma c'è lo zucchero quindi evito. Altre cose possono essere ad esempio eventuali affettati, eventuali formaggi, pane, in generale pane cerco di mangiarne poco se mangio la pasta perché lo mangio a cena, quindi si cerca un attimo di bilanciare con quello che poi ognuno mangia.
Ah, inoltre, c'ho sempre una qualche conclusione che per cui mi fa venire andare via alzato da tavola con felice e sor col sorriso, che può essere, non so, o un ghiacciolo d'estate o un quadratino di cioccolata per il resto dell'anno. Così, cioè, è il mio guilty pleasure. Posso? Sì, posso. Quindi lo mangio. Per quanto riguarda la merenda, di nuovo, come la mattina, però se magari ho mangiato lo yogurt, il pomeriggio mangio un frutto se sono a casa, oppure può essere che prendo un caffè, dipende dal momento della giornata, se sono particolarmente stanco, se sono ancora in città, se devo guidare, dipende dal momento della città. Se sono a casa magari mangio uno yogurt, un frutto e basta, o uno o l'altro ovviamente. Cena, generalmente ovviamente sempre il piatto di verdura, quindi nuova insalata, carote, pomodori, peperoni, melanzane, in base a quello che trovo, cioè in casa, in tavola, cosa è stato preparato o cosa ho voglia di preparare io. E generalmente si mangiano proteine, per cui carne, pesce, uova, legumi, a seconda poi di quello che c'è in casa o se è comprato o se ha voglia di, no di preparare o semplicemente quello che è già pronto. Di nuovo anche qua ci sono tutte quelle cose che vengono accompagnate, che possono essere ad esempio il pane per un pezzo di formaggio. Ovviamente non è che ti mangi la forma del parmigiano reggiano intera, grossa così. Cioè, anche no, capito? Si evita quella roba lì, ovviamente, ti prendi una fettina, pace, basta, lo assaggi, un pezzettino di salmone affumicato se voglio assaggiarlo, o cose così. Ovviamente io non ho poi citato quelli che sono poi gli sport che posso praticare durante la giornata, ma quando vado a fare sport, la bici può variare da all'ora, ora e mezza fino a 3 ore di attività con un consumo di calorie intorno alle 1000 alle 2000 calorie, facendo un sunto molto ampio e variabile. Mentre quando vado a correre, corro intorno alla mezz'ora 45 minuti, più o meno questa fascia di tempo qua, quindi dei 5-10 km circa, 10 no, dei 5 agli 8 km circa, perché ho un giro qua che faccio sempre intorno a casa mia. E anche lì il consumo di calorie è variabile dalle 300 alle 500 calorie a seconda poi di quanto faccio, temperature, quanto sono stanco io e una serie di condizioni fisiche. Spero che questo video ti possa essere stato d'aiuto. Ti ricordo di iscriverti qua sotto, mettere un mi piace, commentare con dubbi, domande, perplessità che ti sono venuti guardando il video o con argomenti che vorresti che venissero approfonditi in video successivi. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video riguardanti il diabete, come la gestione delle glicemie, nuovi sensori, come questi riguardo l'alimentazione, di cui sono usciti numerosi video sul canale, magari te li metto in alto nelle schede, o eventuali sport da praticare col diabete e perché magari si alza la glicemia a fine sport quando invece si dovrebbe abbassare. Io ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!